siete qua. 24 febbraio 2022 l'esercito russo inizia l'invasione dell'Ucraina. Poche ore prima Putin descrive l'Ucraina come i territori che ora si definiscono ucraini. Sono molto contento, calcolo al momento forse 600-700 persone stiamo arrivando qui in piazza. E c'è tanta bella gente davanti ai ponti, anche da Catania. C'è uno che sembra sia venuto a San Luis, c'è mio amico Tipo. Capisco. Michele, mi hanno detto che c'è un treno ma in ritardo, che malgrado il governo Meloni dicendo che i treni sono tutti ora in ritardo. C'è un treno in ritardo di gente che doveva venire alla manifestazione, ma non l'intero treno, spero. Cioè, mi piacerebbe che fosse l'intero treno, ma dubito. In difesa dei valori fondanti della nostra società democratica. Stare dalla parte del popolo ucraino è un dovere per ogni cittadino libero. Uniamoci alla diaspora ucraina nella giornata mondiale in memoria dell'Holodomor, il 26 novembre di quest'anno, a Bologna, alle ore 17. A Bologna. A Bologna. È un dovere per ogni cittadino libero. Alle ore 17. Conseguente, le misure repressive del governo produssero in Ucraina circa 4 milioni di morti. 4 milioni. Uno spaventoso crimine contro il popolo ucraino e contro l'umanità. Uomini contro altri uomini. Ehi, Tibo! Neanche i tempi di fare l'abbiamo fatto così grande. No, ma no, non è tantissimo. C'è Oscar. C'è anche Oscar. C'era Oscar qua dietro, c'è stato insieme un po'. È col cappello vestito di marroncino. La curva del corteo che ormai è veramente grande, io non so quanti siamo, sto cercando di capire, ma secondo me siamo 2000 persone. Cosa dite, Franza, dalla postazione di Lugano?
il sentimento nazionale e l'identità ucraini sono antichi, precedono la Russia zarista e si manifestano con tutta la loro forza nell'eroica resistenza del popolo ucraino. Non sono bravi i liberali a fare i cortei, ve lo dico. Io ho continuato a dirgli fate i cordoni, distaccatevi, così si occupa più spazio, diventa niente, tutti ammassati. Insomma, niente, bisogna fare dei corsi, farò dei video su come si fa un corteo alle 6:15 di mattina, d'ora in poi. Spiegherò fondamenti, elementi di base del corteo di massa e di popolo. Per esempio bisogna usare degli slogan. Slava Ukraini!